Ciao ragazzi, siamo nella sede di Era Academy e noi di Radio Immaginaria siamo arrivati proprio qui nella sede di Era a Bologna per il secondo incontro di Generation On Board. Che cos'è? È il team che è composto da ragazzi che hanno dai 20 ai 28 anni che sotto la guida dell'architetto Mario Cuccinella hanno un obiettivo, cioè creare la città dei 15 minuti. Il tema della giornata di oggi era proprio l'ambiente e lo sviluppo e questo concetto che secondo me è bellissimo di vedere i rifiuti e gli scarti non come solo robe da buttare ma proprio come risorse. Questo è quello che è successo oggi. Assurdo. Tanta curiosità, tanta aspettativa. Per vedere di sicuro come si amplia il progetto che è stato cominciato un paio di mesi fa. Scoprire un po' le parole chiave, cioè quali sono quelle parole che i ragazzi immaginano in questo viaggio nella città del futuro. No? Sì, esatto, cercare di portare avanti i primi passi che abbiamo fatto l'ultima volta e vedere se c'è un'evoluzione nel progetto di questa città. La prima parola è stata design sociale. Quando si sta insieme con tante persone, anche nuove, c'è sempre modo di tirar fuori delle idee innovative a cui non avevi mai pensato. Sono sicuro che anche questa seconda non ci deluderà nelle aspettative. Nello specifico di oggi, su questo workshop chiamato innovazione, abbiamo cominciato a fargli delle domande su quale potrebbe essere il concetto di innovazione. Anche questo lavoro che fa Era, che si chiama SCART, è un po' un gioco di parole dove l'arte diventa un elemento importante. Se fosse solo un'opera che viene messa lì senza un'interazione sociale, secondo me ad oggi non ha senso. Aggregazione sociale, community garden. Appunto che sia il cittadino stesso immerso nel processo di riqualificazione. È curioso vedere che procedimenti hanno e l'esistenza di diverse plastiche. E anche solo riconoscere i vari tipi di plastica non è semplice. E effettivamente mi sono reso conto di quanto i processi e le tecnologie utilizzate per lo smaltimento della plastica a livello industriale debbano essere scalati a livello del singolo cittadino. Lo scoglio importante da superare è la sensibilizzazione. Bisogna far capire i vantaggi che porta alla comunità il riciclaggio delle materie. I rifiuti possono essere una grossa risorsa, possono avere sempre nuova vita. Questa prima giornata dedicata all'innovazione ha fatto emergere alcuni punti molto interessanti da parte dei partecipanti. No? Quindi il tema del design sociale è un tema che è emerso in maniera molto forte. Etico in qualche modo, ma anche tangibile. Trovare un modo per aiutare i comportamenti delle persone nei confronti del tema dei rifiuti. Feedback è, non so, la mia bottiglia di plastica può diventare questo e quindi uno vede effettivamente subito cosa diventa. Nudge è qualcosa di più passivo. Poi c'è un tema molto bello che è questa idea del polo di scambio, cioè potrebbe nascere un hub in cui è un hub quasi più culturale che non di consegna, dove avviene questa sensibilizzazione, quindi può essere legato al design, alla cultura, al gaming. Anche un altro punto interessante è stato quello delle etichette, quindi di dare un'informazione su cosa potrebbe diventare quel prodotto che ho comprato, quell'imballaggio. Non è solo un rifiuto, ma ha anche una vita dopo. Banalmente anche le etichette dei prodotti che il cittadino compra al supermercato potrebbero essere più chiare. Ma se non facessimo niente, se non ci fosse la differenziata, se non ci fosse nulla, che cosa succederebbe? Se responsabilizzassimo il cittadino, che cosa potrebbe succedere? Allora, anche disegnare lo scenario opposto aiuta a capire che in realtà si sta facendo già molto. No? Adesso proviamo a dare forma a questo hub che ha tante facce. No? Nell'intervento di oggi ho raccontato come la plastica sia in grande parte riciclabile e quindi questa materia può ritornare ad una nuova vita. Le filiere e l'innovazione stanno cercando di riciclare via via sempre più materiali, riuscendo a riportarli a un livello di utilizzo, tra virgolette, alto, di alta qualità. Oggi, siccome la sensibilità vostra, diciamo dei giovani, in particolare l'ambiente, è molto spiccata, si comincia a avere una deriva di questo, per cui grey is the new green, cioè il grigio, magari il un po' opaco, un po' sì, vuol dire che è riciclato. Innovazione è l'invenzione più successo del mercato. L'abbiamo chiamato Energy Park. Possiamo alimentare una città al 100% con energia rinnovabile?
creare tanti energy park, magari uno per ogni quartiere, forse potrebbe essere una soluzione, diciamo, sostenibile. Ecco, l'innovazione è così: all'inizio è fatica accettarla, poi comincio a usarla una volta, due volte, tre volte e alla fine migliora. Siamo partiti dall'idea di hub, di raccolta del rifiuto, per arrivare a un punto in cui il rifiuto non è un rifiuto ma fondamentalmente un'opportunità. Un hub che possa avere un baretto, una specie di factory, quindi una fabbrica che ci possano al momento trasformare i prodotti in qualcosa da utilizzare lì dentro l'hub, quindi per esempio il bicchiere da usare per il baretto. Deve capire cosa serve un trash bar, cioè che cosa offre un trash bar. Però è importante, mi attira poi. È il fatto di sfruttare un servizio che esiste già nelle comunità di tutte le città, andare in un luogo come il supermercato, il centro commerciale, dove possa contemporaneamente conferire rifiuti mentre fa la spesa, ma anche usufruire di servizi e imparare qualcosa da questa sua attività. Stiamo provando a inquadrare bene le attività e il target con il quale bisogna confrontarsi. Intanto una cosa che mi sembra molto interessante, che è uscita dal gruppo 3, il Trash Bar Factory, tutto il mondo trash, che è diverso da trash, mi raccomando, non confondiamo le due cose. Partiamo sempre dal fatto che oggi mi ha abbastanza illuminato il signore, quello che ha parlato della plastica, no? E quindi quello potrebbe essere già l'idea che la città del futuro è una città che riusa quello che ha, le risorse, gli edifici, e che può diventare così anche un nuovo luogo della città, perché la città è piena di funzioni, però su queste funzioni nuove si fa un po' fatica, no? A trovare dei luoghi, anche per l'ultimo gruppo che ha detto, i posti per andare a stare insieme. Allora forse si configura un luogo molto ibrido, no? Dove il tema del riciclo, del recupero, della sostenibilità, del riuso diventa di fatto un luogo di aggregazione. L'innovazione non è per forza tecnologia, l'innovazione magari è proprio di natura sociale. Quello che è emerso stamattina mi sembra che sia un bell'inizio. Anche gli scarti possono essere una risorsa per la città dei 15 minuti e quindi anche per il futuro. Dalla giornata di oggi abbiamo capito che i rifiuti sono importantissimi. Il secondo incontro di Generation On Board è finito, però questa avventura non è ancora finita. Esatto, ci saranno altri incontri in cui si parlerà di altre tematiche care che riguardano ERA, come per esempio l'energia o l'acqua, quindi noi ci sentiamo più avanti. Per ora da Generation On Board è tutto e noi vi salutiamo. Ciao! Ciao.